Eccoci qua, ben ritrovati una finestra sul mondo, siamo tornati e oggi vogliamo parlare del patrimonio artistico. Eh sì, perché il patrimonio artistico del nostro paese è incalcolabile. Perché pensate, no, ogni città, ogni borgo, ogni paesino ha almeno un sito storico, un monumento. E c'è il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che ha fornito alcuni dati. Pensate che si stimano più di 6.000 aree archeologiche, oltre 85.000 chiese, 40.000 dimore storiche e 4.000 musei. Beh, insomma, dei numeri pazzeschi che solo noi italiani possiamo avere. Diciamo un attimo che cos'è il FAI. Allora, il FAI è una fondazione, è nata con l'intento di salvaguardare i beni artistici e culturali presenti in Italia. Negli anni ha restaurato parecchi siti storici con la finalità di riaprirli al grande pubblico, organizzando le cosiddette giornate FAI. A livello mondiale, invece, c'è l'UNESCO, che da parecchi decenni si occupa di registrare e finanziare i cosiddetti patrimoni dell'umanità. L'Italia, anche in questo, è al primo posto nella classifica dei beni protetti, con ben 59 siti. Seguono la Cina con 56 e la Germania con 50. In Piemonte sono sotto tutela dell'UNESCO le residenze sabaude, i sacri monti, i paesaggi vitivinicoli, le Langhe, eccetera, e Ivrea come città industriale. Ma i finanziamenti provenienti sia dal FAI che dall'UNESCO non bastano, purtroppo è così, per proteggere questo grande patrimonio. Il governo italiano finanzia la cultura, pensate, solo con l'1,4% della spesa pubblica, una percentuale parecchio bassa, rispetto alla media europea del 2,1%. Adesso però ci dovrebbero arrivare i fondi del PNRR, sapete bene, il Piano di Ripresa e Resilienza. Pensate che sono stati destinati al mondo culturale ben 6,7 miliardi di euro. Ma anche noi cittadini, però, no? Dovremmo contribuire alla salvaguardia del patrimonio artistico. E come possiamo farlo? Beh, andando per esempio a visitare i musei e gli ambienti culturali. Adesso che tutto è riaperto, possiamo tornarci. Possiamo donare una piccola cifra alle fondazioni come il FAI o anche altre fondazioni, ovviamente, oppure cercando di trasmettere l'importanza di questo tema a partire dalle scuole. C'è un problema però. Nelle scuole medie ci si concentra maggiormente sull'arte come disegno piuttosto che approfondire la storia dell'arte, che è una cosa ben diversa, mentre nelle superiori vengono dedicate poche ore a questo insegnamento. Ebbene, noi quindi abbiamo fatto questa domanda, per esempio: è giusto dedicare, bisognerebbe aumentare il numero di ore nelle scuole? Abbiamo fatto anche altre domande, anzi, non abbiamo, ha fatto il nostro inviato, che come sempre è andato al mercato di Rivarolo, e sentiamo un po' che cosa ci ha detto. Lei visita spesso musei o siti archeologici? Io ho avuto un periodo un po' che ho fatto la cataratta, poi sono stato all'ospedale col Covid, quindi per il momento Prima è poco. non amava visitare molto. Cioè, mi piacerebbe, però facendo i mercati non è che avevo tanto tempo. No, mai. Non è passato. No, sono appassionato, ma c'è il Covid, non sta andando da nessuna parte. No, mai, posso non ho proprio quella, come dire, quella passione. Io ho la passione per le camminate, per i viaggi in generale, ma non musei, siti, no. La storia non, purtroppo non mi prende. E ultimamente no, perché purtroppo con questo Covid sa che è un problema. Se no, mi piace molto, sì. Io sì. Sì, bene. L'Italia è uno dei paesi con maggiori siti archeologici, storici, e dunque si potrebbe vivere solo di turismo, ma come mai questa cosa non avviene? Non lo so, io faccio l'operaio metalmeccanico, magari dovete chiederlo a qualcun altro. No, non mi sono fatto nessuna idea. No, è sempre avvenuto, noi siamo stati sempre un luogo veramente sempre molto visitato, adesso il problema è il Covid. Ma come no? Il turismo è una cosa fondamentale, ma ce n'è tanto di turismo. Io quando mi muovo faccio code dappertutto perché è pieno di turisti. Secondo me sì, oddio, adesso c'è un po' di crisi, ma se non
ho paura che sia un po' caro, come ne approfittino un po' perché hanno tanti stranieri, quindi i prezzi sono piuttosto... Perché per andare a visitare un museo, anche sui 10-12 euro, una famiglia in quattro, sa, è un po' un problema. Ma io penso che in Italia il turismo, non so qua, però penso che il turismo sia ben, come si dice, preso in Italia, non solo dagli italiani, ma anche dagli afflussi esteri e via discorrendo. Siamo la patria delle grandi belle cose, per cui... Non lo so, sarà anche un po' la nostra cultura poco, diciamo, forse sarà anche quello. Il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, ormai da decenni si occupa di restaurare beni artistici e poi li riapre al grande pubblico tramite delle giornate, le cosiddette giornate FAI. Lei ha mai partecipato? Sì, sì, perché anche io sono calabrese, anche dalle mie parti è stato fatto un progetto molto interessante su un rudere che era veramente solo un rudere. Adesso pare che grazie alle donazioni al FAI eccetera addirittura si daranno posti di lavoro a gente che insomma da quelle parti in qualche modo necessita. Sì, sì, avevo addirittura fatto un'offerta per il FAI, sì, sì, per questi castelli, tutte queste cose, è giusto, meno male che ci sono anche loro, perché danno una mano a mantenere queste cose vive. Ma sono stata una volta giù al castello di Masino, poi un'altra volta non so, ora non mi ricordo, però insomma via, quando c'è possibilità di muoversi, ora il Covid giustamente ci ha fermati e quindi era in mia... Ora volevo andare giù a Treviso, dalle parti di lì che ci sono alcune belle mostre di autori prima dell'Ottocento, per cui ero interessato ad andare a vedere qualcosa. Vado spesso a Bard per le grandi mostre che fa e boh, basta per quello che mi riguarda. In televisione sono su Sky Art e quindi vedo tante cose. Sì, sì, siamo andati al castello lì di... come si chiama? Dove c'è i fiori... Di Masino. Masino, ecco, sì, sì, siamo stati lì, sì, sì, abbiamo frequentato, sì, sì. Siamo andati lì. No, non ho mai partecipato. Circa 7 miliardi di euro del PNRR, ovvero del Piano di Ripresa e Resilienza, verranno destinati alla cultura. È d'accordo con questa scelta? E questo io non lo so perché non sono un economista e non ho idea. Comunque, qualsiasi cosa venga, anche per la cultura va benissimo. Non credo che basti. Non credo. Ce ne andrebbe dei soldi. Poi con quello che c'è adesso, sta guerra, diciamo che c'è troppe cose che non vanno. Non ne ho la più pallida idea, guarda. Mi fai delle domande che sinceramente non so cosa risponderti, ho altri problemi per la testa. Sì. Ecco, questo non saprei valutare, l'importante è che si diano. Non saprei dirle, questo non lo so perché non mi ero occupata, cioè non ho mai pensato questa cosa. Nelle scuole viene dedicato troppo poco tempo allo studio della storia dell'arte. Lei è d'accordo oppure bisognerebbe aumentare il numero di ore? Beh certo, valorizzare molto di più la storia, perché in Italia la storia è una buona percentuale di storia, l'Italia. Sì, forse dovrebbero fare più cultura, più cose così. Sì, ma sicuramente, così esce gente un pochino più, come dire, no? Addentrata in quello che sono le caratteristiche belle del nostro paese, a capirle. Invece così senza una base, poi ci si approccia magari per una passione personale. Lì io non saprei, perché a livello giovanile è un po' difficile stabilire quali filoni d'arte è possibile sfruttare anche per i ragazzi, perché loro sono presi da altre cose e di conseguenza sì, lo fanno già, io ho un nipote che lo fa, ma al liceo, però non si ferma lì, non può essere uno che ha il piacere di visitare musei, uno che passa il suo tempo guardando opere d'arte e via discorrendo. Sì, opere d'arte del 500, 400 e via discorrendo, sì, opere d'arte contemporanea in base al proprio filone, ecco. Sì, 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 quello sì, sì, sì.
Allora, vediamo un po' insieme di fare una sintesi delle risposte. Innanzitutto, la maggior parte visita o ha visitato, no, i musei, poi alcuni hanno detto che in questo periodo risulta un pochino più difficile andare, ma per causa del Covid ovviamente, ma adesso per fortuna tutto sta riaprendo. Per quanto riguarda il turismo, arte e turismo, alcuni dicono che sì, siamo già a un buon punto, no? Altri invece dicono che bisognerebbe invece puntare di più sul turismo artistico. Per quanto riguarda il FAI, moltissimi, o almeno la maggior parte, hanno partecipato a giornate organizzate qui sul territorio, per esempio alcuni hanno visitato il castello di Masino. E poi per quanto riguarda il PNRR, alcuni dicono di non esserne, insomma, non sapere molto, no, di queste cose, altri invece dicono che forse sì, bastano, ma insomma tutto quello che è di più ovviamente è importante per la cultura. Insomma, il mondo culturale è un mondo molto ampio, molto grande, quindi ci vogliono molti fondi per sostenerlo. E per quanto riguarda l'insegnamento nelle scuole, sì, ecco, bisognerebbe appunto aumentare il numero di ore nelle scuole, perché alla fine è da lì che parte tutto, no? La formazione di uno studente parte proprio dalle scuole, già anche dall'elementare in poi, e quindi bisogna aumentare forse il numero di ore dedicate appunto alla storia dell'arte, alla cultura in generale forse. Bene, allora, questa puntata termina qui, ma prima, sapete, vi dico sempre una frase, no? E questa frase è di Pablo Picasso, quella di oggi. Una frase, ovviamente, Pablo Picasso è un celeberrimo, no? Pittore, scultore, spagnolo, no? Il quale disse: l'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni. Una frase molto bella. Bene, grazie per averci seguito. Noi ci vediamo alla prossima puntata e mi raccomando, continuate sempre a seguirci. Ciao!